cominciamo con i nostri commentatori scelti per oggi. Il primo, il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, ci sta raggiungendo. Enrico, leggiamo proprio il suo editoriale e comincio col suo incipit. A quanto pare il centrodestra ha ottime possibilità di perdere tutte le sfide elettorali nelle grandi città. È così che inizia questa mattina Maurizio Belpietro. Benvenuto Maurizio, bentornato. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno direttore. Allora partiamo proprio da qui, partiamo dalla sconfitta, insomma abbastanza evidente dai dati del centrodestra. Titolo emblematico sulla prima del suo giornale, sulla prima della Verità: errori e fango. Allora parte nel mea culpa sui possibili errori, l'hanno fatto ieri leader a partire da Matteo Salvini, che ha detto insomma sui candidati insomma siamo arrivati un po' tardi. E poi fango, quanto hanno pesato direttore le vicende, ad esempio il caso Morisi per la Lega, la vicenda di Fratelli d'Italia, sui risultati di queste elezioni per il centrodestra? Sicuramente hanno pesato moltissimo gli errori e i ritardi nella scelta dei candidati. Si è arrivati all'ultimo con le idee confuse, con il tentativo dei leader di piazzare la bandierina con un candidato proprio. Quindi a Milano doveva per forza scegliere Salvini, e Salvini non riusciva a trovare una soluzione, e si è visto come si è arrivati, insomma poco prima dell'estate, in affanno, i nomi giravano, cioè entrava un candidato e usciva l'indomani, insomma. No, dopodiché è successa la stessa cosa a Roma, dove la bandierina doveva piazzare Giorgia Meloni, e ne è uscito Michetti con tutti i problemi che ne sono seguiti. Quindi quello è il dato principale, di fatto il centrodestra ha dimostrato di non avere una classe dirigente che fosse all'altezza di guidare alcune grandi città come Milano, Roma, ma direi anche Bologna, Napoli. Cioè, vi ricordate tutta la polemica sulla scelta di Marello Catesca? Quindi fino all'ultimo si è tardato nella scelta, e poi alla fine il candidato aveva fatto da solo, no? Quindi questo è uno dei problemi. Dopodiché certo hanno pesato anche le inchieste, hanno pesato soprattutto la vicenda Morisi, che è esplosa proprio una settimana dal voto, e certo non ha fatto bene alla Lega, perché avere l'uomo che guidava la macchina del consenso, che è finito una vicenda sordida come quella che ci è stata raccontata, che poi fosse vittima o meno di un ricatto, ma la vicenda comunque è quella che abbiamo visto. Chi fa politica deve sapere che è sempre un mirino, quindi anche i comportamenti individuali un po' devono corrispondere a quello che si vuole rappresentare. E poi ha pesato anche l'altra vicenda, l'inchiesta, tutta da verificare, d'accordo così, che riguarda uno degli europarlamentari di Fratelli d'Italia. Certo, ma alla luce appunto di questo risultato, che capiamo non essere proprio brillante, della coalizione di centrodestra, come cambiano gli equilibri all'interno della coalizione stessa tra i vari partiti? Chi ne esce, diciamo, rafforzato o comunque meno indebolito? La verità è che non ne esce rafforzato nessuno, perché hanno perso tutti. Cioè è molto probabile che si perda, è vero che Michetti va al ballottaggio, ma è molto probabile che perdano anche Roma, perché ovviamente a sinistra la coalizione Ursula, come la vogliamo chiamare, rischia di mettere insieme più voti di quanti ne possa mettere in piedi tutto il centrodestra. Quindi perdono un po' tutti, anche perché non c'è a Milano, non c'è il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega. Anche nelle altre città sostanzialmente rimane uno stallo, quindi non cambiano nei rapporti. Cambia forse, vabbè, Giorgia Meloni non ha problemi nel partito, Salvini qualcuno in più ce l'ha sicuramente, perché ha il partito dei governatori, chiamiamolo così, non è un partito, ma insomma le ragioni dei governatori del nord che premono per alcune cose, e quindi si faranno sentire, perché premono ovviamente per misure più concrete, e non sempre hanno condiviso la linea politica di Salvini. Quindi qualche problema Salvini ce l'ha, dopodiché ho la sensazione che ce l'abbia tutta la coalizione di centrodestra, che se vuole vincere le elezioni nel 2023 deve trovare una sintesi, cioè la
il partito di lotta di governo, anzi la coalizione di lotta di governo, con un pezzo di coalizione che sta nel governo e un altro pezzo che sta fuori, non sta producendo. Non ha pagato decisamente a questa no. tornata. Grazie davvero al direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Buona giornata, buon lavoro, a presto. Buona giornata.